Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal codice retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente del ricordo di Gopher sulla porta 70 ed FTP sulla porta 21. Il protocollo Gopher fu ideato nel lontanissimo 1991 da Mark McHale e Paul Lindner dell'Università del Minnesota. Il nome del roditore è ispirato alla mascotte dell'università. Lo IANA ha assegnato il protocollo Gopher la porta standard 70. In un'epoca ancora nel 1991 in cui non esisteva il servizio web sulla porta 80, i primi navigatori di internet usavano il protocollo FTP per il trasferimento praticamente di file. Il client più noto per PC è sicuramente WSFTP. Gopher usava il protocollo FTP per scaricare o caricare files, mentre per navigare tra le cartelle le directory dei server rappresentava directory nello stesso modo familiare con piccole icone grafiche che si trovavano sui computer o Macintosh oppure di Windows 3.1. All'epoca esistevano già dei motori di ricerca, il Wise, Lucky e Veronica. Questi tre, diciamo, gruppi di motori per il Gopher ricevevano dai vari server che, diciamo, avevano contenuti che volevano poi andare a condividere le directory, quindi direttamente le directory dei server, e questi tre motori, lo Wise, Lucky e Veronica, gestivano questa massa enorme di directory con le relative nomi delle risorse e descrizioni, per cui all'epoca un utente che volesse navigare in internet apriva il Gopher e si collegava a uno di questi tre primordiali motori di ricerca e cercava praticamente un programma oppure un qualche documento RTF oppure in formato testo o JPEG o GIF. All'epoca praticamente le risorse condivise erano veramente scarse. Quello che si otteneva dalla risposta del mondo della nuvola Gopher era praticamente un indirizzo Gopher che poi successivamente si cliccava e tramite una connessione client server si poteva raggiungere sostanzialmente la risorsa che si voleva, che si pensava che fosse potesse essere attinente. Poi se ne osservava la descrizione e eventualmente si scaricava poi con il protocollo FTP gestito direttamente dal Gopher. Questo metodo di ricerca all'epoca che permetteva, diciamo, l'esistenza di un Gopher space, quindi praticamente di una massa enorme di directory sui server che condividevano sulla porta FTP con il protocollo FTP, aveva un senso perché appunto il materiale condiviso era veramente poco e quindi praticamente aveva un senso collegarsi ai Gopher Space, che erano i mini motori di ricerca, e lanciare ad esempio delle ricerche per trovare un programma che facesse il calcolo di determinanti, un programma di analisi oppure qualche ricerchino a formato testo che ancora potevano essere state condivise, ma le informazioni erano veramente poche. L'alternativa ad utilizzare il Gopher era aprire un programma FTP, un client FTP, a cui solitamente era già esistente una directory di server FTP che erano già stati bookmarkati sul client perché l'amministratore di rete di sistema li aveva praticamente settati. Quindi l'utente si collegava a uno di questi, lunga lista di server FTP, e poi a tentoni incominciava a rufolare tra le varie directory, subdirectory del server FTP alla ricerca di eventuali risorse che lo potessero interessare. Se le descrizioni erano veramente scarne, per non più praticamente non c'era nessuna descrizione se non dal nome nel formato che solitamente rispettava sempre la rigida classe 8+3 del DOS, si cliccava e si scaricava. Oggi il Gopher è praticamente quasi scomparso da internet, è rimasto solo l'uso dell'FTP. I client FTP solitamente oggi sono utilizzati lato upload per caricare sul web hosting i contenuti che poi successivamente saranno diffusi via web.
se vedremo rapidamente i due manuali del Gopher quanto di un notissimo programma di FTP ancora in largo uso. Un notissimo manuale di un notissimo programma FTP per PC, FileZilla FTP Client, penso lo conoscano un po' tutti, ma ce ne sono 100.000 di client FTP, sia per Macintosh, solitamente il più noto è il Fetch, oppure Anarchy, ma diciamo quel PC è, per PC è notissimo il FileZilla insieme ad altri. Niente, non c'è poi molto da dire, un manualetto praticamente di veramente tre pagine. Si apriva una nuova sessione, cosa ci si metteva un po' come ora, praticamente il server FTP, la porta, poi il punto FTP, l'account che solitamente si lasciava tutto vuoto perché praticamente erano FTP liberi, quindi praticamente al massimo si metteva uno slash pub o qualcosa, oppure si lasciava semplicemente vuoto, non c'era da mettere niente nel campo username e password perché erano tutti server FTP liberi, e poi si incominciava praticamente a navigare, a differenza che poi c'era a volte da settare se la FTP, la connessione doveva essere attiva oppure doveva essere passiva, che è esattamente l'inverso a quello che state pensando. Nella FTP attiva praticamente la connessione la iniziava il lato server, e quindi qui iniziava poi, quindi questo doveva essere settato per una ricezione passiva, invece l'FTP passiva era una ricezione diversa perché la connessione la iniziava il client e non il server. Comunque vabbè, a parte i piccoli elementi, non c'era niente da dire. Poi si trovavano una main directory, poi si incominciava a cliccare, si rufulava in sostanza dentro i directory. Chiaramente non si poteva creare né nuove cartelle né cancellare cartelle né aggiungere note né rinominare cartelle né cancellare file, si poteva solo selezionare la risorsa, eventualmente praticamente scaricarla, e poi non c'era praticamente nient'altro da fare, o si scaricava e basta, perché il lato di upload lo curavano gli amministratori di sistema, per cui all'università praticamente ci pensavano gli amministratori a caricare server FTP e le risorse da condividere, e gli utenti si collegavano via FTP con un client FTP e rufolavano tra le directory alla ricerca di qualche eventuale risorsina che potesse interessare. Chiaramente con un client FTP era una ricerca a tentoni, per cui non si sapeva bene cosa si trovava e magari bisognava andare a trovare qualcosa di veramente utile, di veramente interessante, bisognava praticamente andare a rufolare in parecchi server FTP e in parecchi directory, e che quindi praticamente era importante per gli amministratori, che gli amministratori di sistema usassero sempre una rigida categoria, quindi sistemi operativi e poi la tipologia dei programmi, in modo tale che uno cercava un programma per PC, cercava nello spazio dei programmi, poi trovava i programmi PC, dentro la categoria PC ci trovava matematici, giochi o demo o quant'altro, e la stessa cosa veniva per la sezione Macintosh. Passiamo oltre. Il manualetto Turbo Gopher, questa è l'iconina del Gopher per Macintosh. Ecco, questo manualetto sempre di tre pagine è un pochino più complesso di un utilizzo di un client FTP, perché appunto praticamente c'era da poter inserire, effettuare delle ricerche, e quindi quando si lanciava il Gopher si entrava praticamente, c'era una serie di comandi qui praticamente, ricercare la lista, qui la cartellina ritirava la lista di un altro Gopher list, questo permetteva la ricerca del Gopher per un determinato testo, poi c'era questo permetteva di cercare ricerca elettronica sul numero di telefono oppure eventuale inquiry, apriva una sezione telnet, riceveva file, riceveva immagini, riceveva suoni, riceveva file movie, solitamente in QuickTime.
e poi praticamente riceveva archivi Stuffit, quindi in particolar modo. Ecco, avrete già notato che per ogni finestra in Cina c'era un archivio diverso, adesso non c'è più nulla di simile. Si seleziona la risorsa ovunque sia sul browser, si piglia e si scarica. Non fa molta differenza se sia un programma, se sia un PDF, un filmato, un MP3 o qualsiasi cosa. Invece all'epoca, a seconda del tipo di risorsa che si scaricava, se era un formato testo, TEP-TXT o RTF, c'era da cliccare questa roba qui, selezionavi le risorse e poi selezionavi questo e sapevi che avevi selezionato una risorsa in formato testo o RTF, e con questo pulsantino qui tiravi giù un formato testo. Se avevi selezionato un punto wave, ecco, all'epoca non c'erano ancora gli MP3, non potevi premere il pulsantino per un formato testo e nemmeno un pulsantino per un archivio staffato, ma dovevi premere questo pulsantino qui per tirare giù un file sonoro. E la stessa cosa per i file compressi: all'epoca la compressione dei file era una cosa molto comune perché la banda era corta e compattare, diciamo, gli archivi, in particolar modo programmi, permetteva di renderli il download più corto. E quindi ecco già un piccolo ricordo che il Gopher, oltre ad avere uno spazio Gopher su cui lanciare praticamente, eccole qua, una ricerca, punto interrogativo, si cliccava qui, aprivi il Gopher, cliccavi qui, cercavi ad esempio Macintosh Program e poi trovavi una lista a botta di directory cui collegarci. Ti collegavi, cercavi cosa ti pareva e poi cosa c'era. C'era un programma che dal nome suonava bene e dalla descrizione, se magari era fatta bene, capivi di cosa si trattava, selezionavi la risorsa, era solitamente compattato. Pigiavi questa iconicina e lo scaricavi. La sessione di scaricamento avveniva in FTP, ma era separata chiaramente per ogni tipo di archivio. Questo era chiaramente il Gopher per Macintosh, eccolo qui, utilizzava il protocollo FTP, era veramente primordiale, proprio c'era praticamente nulla o niente, c'era chiaramente, poi si potevano andare a bookmarkare e a salvare le Gopher list, di modo tale che non c'è tutte le volte da fare la solita inquiry, perché praticamente le directory rimanevano quelle, erano meno dinamiche di quelle che ci sono oggi sul web. Il web era molto più piccolo, e questo è quanto. Un ricordo del Gopher per questa puntata è tutto. Un saluto dal Turbo Gopher, questo qui è l'iconcina per il Macintosh. Ciao, alla prossima.